25 anni di carriera in tour per il mondo tra l'Europa, l'America, l'Australia e il Giappone, ma la sua sensazione di sentirsi a casa è sempre e solo in Sicilia. A parlare Desiree Rancatore, il soprano made in Palermo che domani si esibirà nella Sala degli Specchi di Villa Palagonia con Alessandro Cirrito al clarinetto e Marco Scolastra al pianoforte, con la performance musicale dal titolo Un concerto da Oscar per Bagheria all'interno della stagione concertistica della medesima città. Abbiamo fatto un programma che si basa su musica da camera, bel canto, Mozart, insomma anche i miei debutti, uno recente appunto che è stato Norma i 3 anni fa e poi quello che dovrà ancora arrivare che a gennaio sarà Anna Bolena, quindi saranno queste due arie principali insomma come fine del concerto. In più ci sarà il trio di Schubert con mio marito al clarinetto, mio marito è il primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e il pianista il maestro Marco Scolastra, con cui ho fatto tanti concerti, anche presidente degli Amici della Musica di Foligno. Uno dei brani che proporrai al pubblico è perché? Beh, uno dei brani è Castadiva, perché? Perché secondo me l'aria per antonomasia, insomma siamo abituati ad ascoltarlo anche in varie pubblicità, è un brano ricorrente, è un brano bellissimo e poi perché? Perché l'ha composto Bellini che è siciliano. In che modo attraverso la tua musica valorizzerai la voce di Desiree Rancatore? Ma guarda, questo sicuramente è un pezzo, un brano magnifico dove le due voci, il clarinetto e naturalmente il soprano, si intersecano l'una con l'altra creando questa magia fantastica. Quindi chiaramente sarà un onore e un piacere cantare con e suonare con mia moglie. In che modo si lavora, che relazione si instaura sul palcoscenico quando c'è anche un rapporto di vita privata? Guarda, sicuramente il palcoscenico fila tutto liscio. Durante le prove sicuramente ci sarà qualche problema, che chiaramente spesso la confidenza... Ovviamente, ma questo succede sempre quando si lavora con familiari, con la moglie, con i fratelli, con i genitori, insomma è sempre un po' così.